Per Francesca Caruso sicurezza non è solo una parola, è una delega che porta avanti da anni in quel di Gallarate ed è una missione che l'assessore, candidata al Senato per Fratelli d'Italia, vive ogni giorno da amministratrice locale, da donna e da avvocato. In città abbiamo realizzato gran parte di quanto promesso, ricorda, sul fronte dei controlli, della sicurezza stradale e della prevenzione. Resta però una ferita aperta, a dir poco drammatica, come la violenza di genere, materia su cui Caruso è professionalmente e politicamente in prima linea. E alle polemiche che da giorni colpiscono la leader, Giorgia Meloni, la quale ha diffuso il video dell'aggressione subita da una donna, la candidata risponde così. Il video è stato condiviso da Giorgia Meloni per un atto di denuncia, denuncia a questi atti che non possono non essere denunciati. E lo dico non solo da esponente politico, ma lo dico da donna, ma soprattutto da avvocato, che da 15 anni seguo e mi occupo di violenza di genere. Sono anche iscritta all'albo regionale specializzata in diritto appunto contro la violenza sulle donne e sui minori. E quando ci troviamo a parlare di questa cosa, tutti gli esperti, tutti gli specialisti, in primis le forze dell'ordine, la prima cosa che fanno è per aiutare queste persone, per aiutare a eliminare o comunque a rimarginare questo fenomeno, bisogna denunciare. Quindi denunciate. E chi è più di Giorgia Meloni, che i sondaggi ci danno come primo partito in Italia, non ha il dover civico di denunciare questi fenomeni e di denunciare questi atti di violenza contro le donne. Non è abbassando la testa, non è nascondendoci, non è facendo finta che non accadano, che il problema si risolve.